la verità è che questi grandi classici possono essere scritti anche 100 anni fa, ma la bellezza di questi grandi classici è che parlano incredibilmente all'oggi. Amici della Bussola, ci ritroviamo al Nest, il teatro di San Giovanni a Teduccio, in occasione della prima del Brevetto a Sonagli. È la prima volta che vi confrontate con Pirandello in 10 anni che è nata la compagnia. Come mai avete scelto questo testo che è nato nel 1916, quindi ha più di 100 anni? Come mai una compagnia giovane come la compagnia Nest sceglie un testo di più di 100 anni? Beh, c'è da dire che comunque un po' nel DNA della compagnia c'è un aspetto rivisitatorio, diciamo, dei grandi classici. L'abbiamo fatto con un grande film di Totò, l'abbiamo fatto con Il Sindaco del Rione Sanità, l'abbiamo fatto con Shakespeare, con l'Otello, e ora lo facciamo con Pirandello, perché la verità è che questi grandi classici possono essere scritti anche 100 anni fa, ma la bellezza di questi grandi classici è che parlano incredibilmente all'oggi. E soprattutto parlano a San Giovanni a Teduccio anche e a Napoli tutta, anche nella scelta del linguaggio. Infatti avete scelto di non rifarvi al testo in italiano, ma all'originale che era stato scritto in siciliano. Perché questa scelta? Beh, è una scelta fatta con Francesco Niccolini, che è l'adattatore e il traduttore del testo, perché leggendo il testo originale del Berretto a Sonagli, che è scritto in dialetto girgentino, ci siamo accorti che c'era una ferocia nel testo, una cattiveria che l'italiano un po' edulcorava, e siccome noi volevamo invece proprio puntare su questo, abbiamo deciso di farne una traduzione dialettale, perché forse è proprio il dialetto che riesce a conservare una ferocia che l'italiano arrotonda in un certo senso. Prima di presentarlo qui a casa vostra siete andati in Sicilia. Con quale coraggio, nel senso, com'è andata? Sì, diciamo, noi l'abbiamo fatto con una sana follia e inconsapevolezza. Poi siamo arrivati lì e abbiamo fatto un'intervista prima di andare in scena, e la prima cosa che ci ha detto l'intervistatore è stata: certo, il coraggio non ve ne manca per venire qui a presentare questo film. E lì ci siamo resi conto che forse, come dire, stavamo giocando fuori casa, nel senso, siccome il pubblico rispetto a questi grandi classici ha sempre un proprio immaginario che difficilmente vuole che venga scardinato, e noi invece in un certo senso ci proviamo, e quindi abbiamo capito che stavamo giocando una carta importante. Però per fortuna il pubblico ha apprezzato moltissimo, anzi tra i commenti che abbiamo sentito è proprio quello che siamo riusciti a togliere un po' di polvere, un po' di stereotipo a Pirandello. Poi ovviamente noi facciamo un tentativo, i tentativi riescono, non riescono, questo poi sta al pubblico deciderlo. Oltre al Brevetto a Sonagli, nella rassegna di quest'anno, che ha il titolo Lasciati sedurre dal teatro, avete anche altri spettacoli. Sì, perché quest'anno per la prima volta da quando facciamo stagione al Nest abbiamo deciso di mettere 3 nostri spettacoli, perché è il decennale della compagnia. Quindi dopo il Brevetto a Sonagli, che è una prima, è un debutto, c'è Love Bombing e 12 baci sulla bocca, che sono due, diciamo, spettacoli cult nostri, sono due spettacoli storici. Va bene, vi invitiamo quindi a scoprirli nel caso in cui non li conoscete ancora. Grazie. Prego. Questo programma è offerto da Istituto di Vigilanza Prestige. La vostra sicurezza, il nostro obiettivo.